Buongiorno a tutti e benvenuti a una puntata del TG regionale del Friuli Venezia Giulia. Come al solito andiamo a vedere le notizie sempre della nostra regione Friuli Venezia Giulia di Adrio Gervest e Rodono e Sappa Radio. Andiamo proprio a vedere le prime notizie dove ieri è stato carcerato il signor della direzione Sene Orizzonti Blasoni, e dice la truppa sugli ospizi: io sono imperatore, io sono Dio, una mente specialissima. Così Blasoni tagliava i costi su personale e strutture. In un video, andando a vedere, ci sono questi, ed è proprio si parlava di boom di evasione. E qui sono i problemi, e lui proprio diceva che quando Blasoni in TV diceva l'evasione va colpita, ma la pressione fiscale in Italia è altissima, e a quanto pare lui c'è di mezzo. Infatti, un'altra notizia sempre su lui: truffa al Servizio Sanitario Nazionale, le immagini della Guardia di Finanza di Udine. L'operazione truffa al Servizio Sanitario, ecco chi sono le 7 persone coinvolte nell'inchiesta. Poi altra notizia ancora sulla istituzione, poi la crescita inarrestabile, così è nato su Regno Orizzonti l'impero di Massimo Blasoni. Andiamo a vedere invece, si prevede proprio per lui, perché ha fatto anche contro la giustizia, quando pagò il conto per la storia di corruzione e bancarotta e sognava di essere eletto in Parlamento. Pensate un po' voi, questo imprenditore, cosa ne combinava, però è tutto in alto mare la situazione. Andiamo a vedere invece altra notizia, quella di Maiano, dove cerca di accendere la stufa con una bottiglia dell'alcol, donna ustionata al volto. Chiaramente la fiamma ha fatto da risucchio dal liquido dell'alcol, e quindi il volto sicuramente ustionato dalla fiammata che ha dato l'alcol per accendere la stufa. Pensate un po' voi che sciocchezza che stava combinando questa persona. Invece a Udine, in via Sottomonte, urinano sui muri in pieno centro a Udine, fermati ben 5 i ragazzi. Pensavano di essere in un bagno, invece erano al di fuori e quindi erano ben messi. Si sono un po' bevuti? Non lo so. Manzano invece sparisce dopo la condanna per bancarotta. Ero Costantini arrestato all'estero. Un'altra notizia è quella di Ragogna, dove il dirigente calcistico muore a 47 anni, vinto dalla malattia. Invece andiamo un po' a vedere altre notizie, dove a Porcenigo perde il controllo dello scooter e cade in un dirupo, muore il motociclista. Altra notizia ancora è quella sulla montagna friulana, dove le stagioni invariati, ma gli ski pass giornalieri crescono del 1,5 euro, dove c'è anche l'interramento di Sappada come sesta stazione sciistica della Promo Tour. Altra notizia è quella di Porto Guaro, dove ubriaco tenta di entrare a tutta velocità in A4, ma si schianta contro la sbarra del telepass. Denunciato. Ah, che bella figura che ha fatto! Bravo, complimenti. Invece una brutta notizia è quella di via Aquileia a Udine, dove Udine furto e vetrata la sfondata al bar milanese. Bisogna capire che questo furto è stato di pochi spicci, ma i danni sono quasi di 1000 euro. Invece a Treviso, traffico di animali, sequestrati ben 5 cuccioli alla società che serve i VIP. Pensate un po' voi. A Udine ancora, banda di ladri fa irruzione nella casa di un anziano, lo minaccia e lo immobilizza. Pensate un po' voi. Altre notizie invece: la storia, la figlia di 8 anni sta soffocando e perde i sensi.
La salve la madre facendo la mossa tipica di contro lo soffocamento e facendo sì di far sputare il colpo grosso che è rimasto bloccato nella gola. Invece l'acciaieria friulana, la pressione dell'auto ferma l'ABS per 7 giorni, possibili altri stop. Altra notizia, invece del tormento, torna a casa dal lavoro e la trova male, morta. Pensate un po' voi. La terra trema ancora a Gemona, scossa di terremoto di magnitudo 2.3 dell'altro giorno, però finché ci sono, come dicono i sismologi, che finché fa questo effetto non dovrebbe succedere nulla di grave. Le altre notizie, andiamo a vedere un po' più centrate su Udine e non solo. Su X Factor, il primo anno Lori Venier convince tutti al primo live. Il chitarrista ha ricevuto complimenti e incoraggiamento a tutti i giudici del programma, e questa è una buona cosa. Invece una cosa strana sono questi oggetti gialli apparsi nel centro storico di Udine. L'operazione di guerrilla marketing sulla sostenibilità ambientale proposta dai referenti del progetto europeo CESPA-MED, quanto facciamo noi per migliorare l'ambiente in cui viviamo? Altra notizia invece è quella della piena occupazione con la scuola edile, ma mancano gli studenti. Stretta collaborazione tra la CEF e la Confindustria Udine. Il settore della costruzione è in ripresa, ma i ragazzi formati trovano subito un lavoro, ma sono troppo pochi rispetto alle richieste delle imprese. Le altre notizie, quella sulla via libera, quanto ci costi via Aquileia? L'opposizione interroga la giunta. Sulla strada ancora chiusa, una questione di time. Un primo firmatario, il consigliere Alessandro Venanzi, che è stato presentato alla giunta per sapere i costi dei nuovi lavori, quanto sarà riaperta la strada e i commercianti saranno aiutati. L'altra notizia invece è quella di Udine, la cronaca al via la distribuzione dei bidoncini per il nuovo Porta a Porta, dove lunedì 28 ottobre la NET comincerà la distribuzione del kit per avviare il nuovo sistema di raccolta differenziata nel quartiere di Rizzi e non solo, nel Cromon alto e basso, e soprattutto la raccolta dei bidoncini, quindi la raccolta differenziata porta a porta, comincerà il 2 di dicembre. A Udine, cronaca ancora: siepi da falciare, lampioni da abbassare, la ricetta del sindaco la sicurezza al borgo stazione. Nel pomeriggio di ieri, primo cittadino accompagnato dal vice sindaco Michelini e l'assessore Ciani ha perlustrato la zona dove saranno effettuate le modifiche dell'arredo urbano. L'altra notizia è quella dello sport e Luna Luca scritto Sizzo, il giovane sportiva dell'anno, iniziativa attivata sulla quarta edizione, vede sempre la collaborazione di Lusi, Fiorenza Giulia. Altra notizia ancora, andiamo un po' a cercare il meteo del Fiorenza Giulia, vede un tempo stabile, cioè la depressione presente sulla Sardegna si va portando nell'Africa. Mentre sull'Europa e sulle Alpi rimonta un anticiclone con aria mite in quota. Le temperature in pianura saranno intorno. Andiamo proprio a vedere il tempo per domani. Sabato 26 ottobre si vedrà una cielo da tutto sereno in tutta la regione. Temperature sempre di sopra della media del periodo, specie alle massime. Di notte nel primo mattino sulla costa si prevederebbe che ci siano pochi venti deboli a regime di brezza. Le temperature in pianura si perderanno intorno ai 8 e 11 gradi, le massime intorno ai 23-25 gradi, in costa minime da 14-17 gradi, le massime intorno ai 21-24 gradi.
1,14 m, 1,11 m la media. Andiamo a vedere il tempo per domenica 27 ottobre. Cielo prevalente sereno con possibili velature in serata. In pianura atmosfera più umida e di notte possibili nubi sulla bassa pianura. Temperature sempre al di sopra della media nel periodo, specie nelle massime, venti e deboli di brezza. Le temperature in pianura si prevedono intorno ai 7-10 gradi, le massime intorno ai 20-22 gradi. In costa minime da 13-16 gradi, le massime intorno ai 20-22 gradi. In millimetri 13 gradi, 2 metri 12 gradi la media, molte altre temperature in montagna. Un tempo di tendenza di 28, per lunedì 28 ottobre, inizio della prossima settimana. Si vedrà un cielo di prevalenza poco nuvoloso con possibili foschie sulla bassa pianura e sulle ore notturne. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. In giornata possibile borino sulla costa e sulle zone orientali. Le temperature in pianura si prevedono intorno ai 9-12 gradi. Le massime intorno ai 19-22 gradi, in pianura, quasi in costa minime da 14-17 gradi, le massime intorno ai 19-21 gradi, 1000 metri 11 gradi, 1 metro 17 gradi la media. E invece per martedì si prevederà un tempo instabile, cioè si prevede che il tempo sarà decisamente di pioggia. Vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto vi auguro un buon weekend a tutti voi, da Alvi Giordest e Radio Nostra Radio, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo lunedì, mandi mandi, ciao ciao!